State ascoltando SBS Italian. Io sono Maurizia Tinti e vi do il benvenuto sul podcast di SBS Italian. Siamo in collegamento questa mattina con Ilaria Crociani, cantante, sassofonista e compositrice che assieme al marito Mirko Guerrini ha fondato la band Radio Successi fra le tante e li abbiamo spesso ospitati ai nostri microfoni, per cui li conoscerete sicuramente. In sottofondo possiamo ancora sentire anche proprio le note di un brano originale della coppia intitolato Un mare d'amore, incluso nell'album Harvest Moon on Friday the 13th. Beh, intanto abbiamo con noi appunto Ilaria Crociani, le diamo il buongiorno. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono sempre molto contenta di poter sentirvi e parlare con voi. E noi siamo sempre molto contenti di avervi ai nostri microfoni e anche di ascoltare la vostra musica, che a me personalmente piace molto, lo devo ammettere. Grazie. Ilaria, questa sera tu e Mirko tornerete sul palco, in particolare al Monash University Performing Arts Center, nel cuore del campus universitario a Clayton, a Melbourne, ma in una formazione diversa, almeno diversa da Radio Successi. Una formazione, sarebbe un po' più di tuo marito, posso dire così, si chiama Torrio. Vuoi parlarci del concerto, ma anche del gruppo? Sì. Beh, questa volta è un'occasione completamente diversa perché Torrio è un trio che Mirko ha formato insieme a Paul Grabowski e Nico Schäuble probabilmente 7 anni fa all'incirca. E è un trio veramente eccezionale. Sono 3 musicisti incredibili che hanno una formazione classica, non solo jazz, quindi quando suonano mettono insieme tutta la loro conoscenza e musica improvvisata, quindi è molto evocativa e sempre molto inaspettata, non si sa mai che cosa succederà durante il concerto. E per me, devo dire, è un onore incredibile e anche inaspettato di essere stata invitata a cantare con loro. Io ho sempre assistito ai loro concerti molto, come dire, gradevolmente seduta in mezzo al pubblico, quindi è veramente un'occasione nuova. Abbiamo deciso di lavorare su anche musica diversa, perché normalmente con i radiosuccessi ci piace suonare swing italiano, jazz italiano, quindi sono sempre brani molto ricercati e sofisticati, però fanno proprio parte del repertorio tradizionale, insomma originale di jazz italiano. Però è musica sempre un pochino più leggera, più allegra, e invece con Torri abbiamo deciso di fare delle arie barocche. Abbiamo deciso di fare Ennio Morricone e poi dei brani originali, quindi è una, come dire, un doppio esperimento. No. Ecco, raccontami proprio di questo repertorio, innanzitutto perché questa scelta così diversa insomma dal vostro solito repertorio, e perché anche la scelta proprio di certi musicisti, certi compositori. Ascolteremo fra pochissimo uno dei brani di Alessandro Scarlatti, che è considerato uno dei padri fondatori della musica napoletana, però è legato al 600, quindi insomma torniamo parecchio indietro nel tempo. Come mai questa scelta? L'anno scorso, durante il lockdown, durante il Covid, è capitato di avere molto tempo con Mirko a casa, Mirko e mio marito, e ci siamo ritrovati anche casualmente ad ascoltare dei brani di musica barocca, e ci è venuto l'idea di provare a lavorare con l'elettronica e con l'improvvisazione su questa musica per provare a reinterpretarla o reinventarla dandogli una sonorità più contemporanea. È stato un esperimento che poi in realtà è stato estremamente positivo e pubblicheremo questo lavoro a breve. Stiamo lavorando sull'ultimo brano e abbiamo coinvolto un sacco di artisti che non sono solo australiani ma anche italiani. Per esempio c'è il chitarrista Paolo Angeli,
Nico Scholle, anche lui è presente nel progetto. Sono una serie di John Griffith, che è un liutista, musicologo. Quindi abbiamo fatto un lavoro tipico prodotto del Covid, dove ciascuno è a casa nel proprio studiolo ed elabora delle idee per metterle poi insomma insieme. E quindi fondamentalmente c'è un interesse comune anche da parte di Paul Grabowski e di Nico, proprio per questa loro formazione classica, come dire, è stata una specie di riscoperta, no? Della possibilità di rileggere delle arie antiche che poi sono tipicamente italiane. Quello che stupisce è che se ti ascolti un brano di Ennio Morricone o di Bruno Martino e lo metti insieme a Scarlatti, si sente che sono brani italiani. Quindi ci siamo ritrovati intorno a questo comune interesse. L'esperimento è proprio quello di far suonare, no? Far suonare questa musica insieme. Quindi alla fine ci sarà appunto un brano contemporaneo che è nostro, di jazz, però ci sarà anche Ennio Morricone, proprio no? Per lustrare la musica italiana nell'arco del tempo. Ricordo che siamo in collegamento con Ilaria Crozzani, cantante, compositrice, musicista, che è qui con noi questa mattina per parlarci del concerto che si terrà questa sera alla Monash University, campus di Clayton a Melbourne. Ilaria, tu oltretutto hai recentemente ricevuto un premio, cioè sei stata selezionata dalla ABC Jazz per registrare i propri studi. Un progetto che avevi sottoposto alla loro attenzione, un progetto chiamato Connecting Dots. Ci Sì. racconti di cosa si tratta e soprattutto cosa significa essere stata scelta tra i 15 beneficiari di questo premio, scelti oltretutto su 150 persone per rappresentare le voci emergenti della musica australiana? E mi fa sorridere pensare di essere una voce emergente a 50 anni, Non si però finisce mai. non lo so, forse mi fa sorridere, ma forse magari anche una doppia soddisfazione, nel senso che non si sa mai nella vita, no? Bisogna avere fiducia sempre. No, sono estremamente contenta. Tra l'altro, le due cose, l'essere chiamata a cantare con Torrio e la notizia, insomma, di questo grant, sono occorse tutte e due contemporaneamente, quindi un piacevole momento, ecco, diciamo così. E ho trovato questo bando, era stato pubblicato dalla ABC Classic e ABC Jazz, e l'idea dell'ABC era in qualche modo favorire una esposizione di voci diverse, quindi non necessariamente artisti già affermati, ma andare alla ricerca di artisti, tra l'altro, che possano, come dire, esprimere delle voci diverse nel panorama musicale. Quindi hanno scelto, come nel mio caso, una donna con un background culturale diverso, oppure persone, insomma, che rappresentano la comunità LGBT. Io ho pensato di lavorare su un'idea che si chiama Connecting the Dots, e anche questa, in un certo senso, è uno sviluppo di una serie di pensieri ed emozioni che sono nati durante il Covid. Il Covid e durante il lockdown penso abbia messo tutti quanti in una condizione di introspezione, no? Cioè questo isolamento che ci ha portato a pensare introspettivamente a quella che è la nostra vita, come la viviamo. E io ho trovato estremamente interessante durante il lockdown leggere biografie, e mi è capitato per caso, non è stato come dire, una ricerca voluta, però ho trovato biografie interessanti di figure femminili. E quindi questa idea del Connecting the Dots, anche il titolo, esprime, come dire, l'idea che non siamo da soli, cioè ogni periodo, anche nella storia, è costellato di momenti che sono difficili. Quindi è un, come dire, rendersi conto che non siamo soli nel vivere le difficoltà, no? Quotidiane, che possono essere diverse per tutte le persone, però ciascuno di noi ha i suoi momenti di disagio. E quindi il fatto di rimanere curiosi e aperti verso le vite già vissute, no? Di altre persone,
che siano famose o meno famose fondamentalmente non ha nemmeno importanza, cioè, però capire che storie di vita. Sì, gli individui, ciascun individuo ha delle risorse in se stesse, può attingere, no, per superare queste difficoltà. E quindi ho proposto questa idea di scrivere 8 canzoni che sono ispirate o dedicate a delle figure femminili, non necessariamente australiane, prevalentemente saranno australiane, ma in realtà ho già cominciato a lavorare ad un brano quasi finito su Barbara Strozzi, che è un'altra compositrice barocca. Barbara Strozzi e Isabella Leonardo sono due compositrici del barocco italiano, e quindi scoprirete che cosa passava nelle menti di queste due illustrissime rappresentanti della nostra musica. Ok, e quali altre donne racconterai? Hai detto alcune italiane, alcune australiane. Ci puoi dare un'anticipazione su questi brani che ovviamente sono inediti e tali rimarranno? Sì. Beh, ho lavorato ad un brano su Barry Millington, che è la prima donna ricercatrice di opale in Australia. E poi ho un altro brano invece su Veruska, che è la famosissima prima top model. Lei era tedesca e ha una storia affascinantissima come figlia di uno dei gerarchi delle SS che organizzarono l'attentato contro Hitler e lei fu mandata in un campo di concentramento. Poi è diventata insomma una delle più famose top model, credo che ci abbia 60 copertine su Vogue, quindi per dire, no? La difficoltà iniziale di un percorso di vita che comunque poi si trasforma in qualche cosa di importante, anche se comunque lei ha sempre avuto poi alcune difficoltà personali, no? Proprio per il tipo di esperienza vissuta nell'infanzia, però è riuscita a trasformarlo attraverso l'arte. Quindi la mia idea è riuscire a comunicare una serie di esempi che portino le persone a dire ok, ho gli strumenti in me stesso per affrontare la difficoltà. Fantastico, Ilaria, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e complimenti innanzitutto per essere stata selezionata. Torniamo al concerto di questa sera. Vuoi ricordarci dove sarete, quando e per chi fosse interessato dove è possibile comprare i biglietti? Sì, dunque la venue si chiama The Count, il Conte, ed è un nuovo jazz club che c'è dentro all'Art Precinct alla Melbourne University, Clayton Campus. E i biglietti sono acquistabili online tramite il sito della Monash University. Non mi risulta che siano acquistabili diversamente. Ovviamente ci sono le solite limitazioni sul numero dei posti, quindi credo che abbiano scelto di fare la vendita online per questo motivo. Perfetto, grazie Ilaria. Comunque maggiori dettagli saranno disponibili sul nostro sito una volta che pubblicheremo il podcast di questa intervista. Allora grazie ancora Ilaria, in bocca al lupo per il concerto di stasera e a risentirci alla prossima. Grazie Maurizio, grazie a voi e grazie degli auguri e buon ascolto. Grazie ancora. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.